Pace e bene, fratelli, benvenuti alla nuova puntata di Metal Detector. Io sono Francesco e lei è Eleonora e oggi siamo veramente fieri di avere un grandissimo ospite qui con noi. E chi è? Ve lo racconta la scheda. Gli Extrema nascono dall'iniziativa di Tommy Massara ed esordiscono nel 1987 con l'EP We Fucking Care. Da allora numerose sono le collaborazioni che li vedono partecipi tra i grandi nomi del rock e non solo, e innumerevoli sono gli album che questa band incide nel corso degli anni e che li porta a suonare in apertura a Metallica, Vasco Rossi, Motorhead, al di sopra di palchi che vedevano ai loro piedi migliaia di persone. E oggi sono qui a raccontare la loro storia. E abbiamo qui con noi in collegamento proprio Tommy Massara. Che se ne va! Che se ne va, che cammina! Sto cercando di avere una luce un po' decente. Dove ti trovi? Ciao, dove ti trovi, Tommy? Ciao, Tommy! Ciao a tutti. In questo momento io sono in Arabia Saudita, in un posto che si chiama Alula. Alula. Sono poche lettere, posso ricordarmelo. Sì, sì, sì. È una gita di piacere? No, sono qua per lavoro. Ah, mannaggia. Vabbè, tocca. Comunque, che dire? Che dire, Tommy? Io ho qui una cartelletta con la tua bio, che sono due pagine scritte in font 6, lunghissime, e anche in forestiero, perché effettivamente poi te con gli Extrema puoi vantare una carriera straordinaria, e quindi inevitabilmente la bio è gigantesca. Abbiamo avuto un assaggino anche dalla scheda di Tatiana e insomma, che dire, a questo punto Tatiana, cioè, vabbè, ribattezzata in nome del Titania, sì, Tatiana è una mia amica, sì, ribattezzata, sì, no, dicevo, comunque, a questo punto, arrivata a questo punto, quali altre soddisfazioni ti potresti togliere nella tua carriera di musicista? Ma insomma, diciamo che la soddisfazione dietro l'anno, non lo so, no, sinceramente vorrei continuare a suonare tipo Ozzy fino a quando non starò più in piedi. Quindi soddisfazioni, ogni data, ogni obiettivo raggiunto è sempre un'ulteriore soddisfazione da aggiungere alla nostra storia, quindi soddisfazioni, cioè, sono state tante, spero che ce ne siano tante ancora. Non Senti, vogliamo ma... un cazzo! Oh. Ma a proposito appunto di palchi, cioè brani musicali, allora, io una cosa mi chiedevo, no? Cioè, conoscendo un po' i vostri pezzi accordati in 3 miliardi di modi diversi, ma come andate a giro, ragazzi? Come fate? Cioè, quante chitarre vi portate dietro? Io di solito viaggio con 4 chitarre, di cui in realtà usiamo solo 2 accordature. E 2 sono accordate in un modo, 2 sono accordate in un altro modo. Alcune sono senza tremlock, e diciamo che tendenzialmente una che è pronta a switchare in caso di problemi o da una parte o dall'altra. Pensavo peggio. Comunque, vabbè, 4 comunque sono sempre un buon diciamo, numero. Gli anni, quelli dove giravamo con molta più roba, sono oggettivamente passati. E il periodo poi quello dove usavamo anche chitarre a 7 corde, peraltro con un'accordatura allucinante, quindi un doppio drop D, che è una roba, insomma, avevo tutti gli accordi spostati, quindi avevo rimparato a suonare la chitarra in un modo diverso. E in quel periodo giravamo con 6-7 chitarre. Però avevamo goduria. Avevamo, sì, diciamo, le economie per poter portare in giro tutta sta roba. In studio magari però vi sbizzarrivate. Figurati se questo era il set per il tour. In studio non voglio pensare cosa non abbiate. No, quello no. Allora sì, sperimentare in tour sì. Scusa, in studio sì, però per noi entrare in studio è sempre, diciamo che facciamo, non è che facciamo uscire un disco all'anno, quindi prima di entrare in studio
diciamo che proviamo tutto prima, sperimentiamo tutto prima, e quindi quando andiamo in studio siamo molto focalizzati con quello che poi sarà il risultato finale, che tendenzialmente è tutto lì, vengono solo limate delle cose, ma quando entriamo in studio è perché siamo veramente già pronti e sappiamo che cosa vogliamo. Ecco, ma da un punto di vista proprio creativo, no? Cioè, come avviene la composizione per voi? Com'è che, diciamo, come nasce per voi un nuovo pezzo? Beh, allora, dipende dai periodi, perché la nostra storia è così lunga che richiede, insomma, siamo passati in mezzo a tante cose. Pretension e The Sims, che è il nostro primo album completo, e, diciamo, che è un po' come lavoriamo anche adesso, anche se sono cambiati i tempi e il modo di comporre fisicamente è molto diverso, anche se ultimamente siamo ritornati molto su quel tipo di composizione. Tendenzialmente le idee partivano ai tempi al 90% da me, e poi c'era tanto lavoro in studio per sviluppare poi la canzone insieme. Quindi l'idea partiva da me e poi si sviluppava insieme. Poi Positive Pressure ha avuto, and Better Mad Than Dead hanno avuto una composizione un pochino più corale, e poi da Set the World on Fire in poi era magari un po' più divisa tra me e Mattia, con degli apporti anche da parte di GL musicalmente, però diciamo che il 70% era mio, 20% Mattia, 10% GL. Per poi arrivare ai giorni, diciamo, più recenti, dove siamo ritornati con determinati, insomma, con i vari cambi di formazione un po' alle origini, quindi io che scrivo il 95% della musica e poi viene sviluppata comunque insieme. Soprattutto per questo ultimo disco che stiamo scrivendo, abbiamo deciso di... Sì, le idee partono da me, ma poi voglio recuperare quello che era un po' un sentire le canzoni proprio in sala prove, cosa che non è magari successa per gli ultimi due dischi, dove comunque, abitando tutti in città molto distanti, si componeva a distanza, quindi con idee a distanza, telefonate, così si componevano le canzoni e poi si provavano direttamente in studio. Ecco, qua con quest'ultimo disco stiamo lavorando in un modo un po' più, diciamo, meno digitale e di nuovo più analogico, quindi ci vediamo in sala prove di più, quindi organizziamo delle sessioni dove ci si incontra e si... da idee che partono tendenzialmente da me, poi si sviluppa la canzone insieme. Ecco, da un punto, infatti, no, cioè, te alla fine sei quello che ha sempre dato un maggiore contributo, ma appunto l'aspetto compositivo, che è variato comunque, cioè c'è sempre una continuità rispetto alla vostra musica e tutto, però ci sono state anche tante evoluzioni. Te in che modo ti senti, se ti senti diverso come artista, musicista, rispetto proprio a come sta andando anche l'andamento dei tuoi progetti? Allora, la musica è... Allora, stiamo parlando di... tra oggi... Vabbè, insomma, tra poco tempo... insomma, sono praticamente 30 anni dall'uscita di Tension e The Sims. Sono 30 e quasi 30, cosa sono? È lunga. Esatto. 35, quasi 38 anni dall'uscita di We Fucking Care, quindi cioè, prima erano dei ragazzini, adesso siamo arrivati, diciamo, degli uomini abbastanza sviluppati e avanti con l'età. E la musica, il metodo di composizione ovviamente cambia anche con l'età, però il Thread Union dall'inizio a oggi, insomma, il trademark è quello, quindi cioè il compositore principale, che sono poi sempre stato io, è sempre lì, quindi non sono cambiati alcuni attori, ma il modo di comporre è più o meno sempre stato lo stesso.
quindi ci sono delle, diciamo, delle linee guida che comunque noi seguiamo sempre, anche nei momenti dove siamo potuti sembrare una band meno metallara, però c'erano delle regole, comunque abbiamo sempre voluto essere una band comunque che suona potentissima, poi più o meno veloce, l'ha detto il periodo, però tendenzialmente il trademark è sempre stato quello. Ovviamente la cosa più assolutamente voluta, che è stata una sfida cercata quando ci siamo separati da GL, era assolutamente stupido e poco intelligente voler andare a prendere un cantante che fosse un suo clone, o meglio ancora un suo scimmiottatore. Questa cosa è anche stata dettata dal rispetto per il lavoro e comunque per i 29 anni che abbiamo nel quale abbiamo convissuto con alterne fortune, però era giusto a un certo punto, e ci siamo proprio guardati in faccia quando è arrivato il momento di separare le nostre strade. Non volevamo un cantante che fosse come Gianluca, quindi è stato proprio scelto durante le audizioni, perché ovviamente si sono presentati alcuni cantanti che in un certo senso erano simili stilisticamente a GL, ma ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: no, andiamo per la sfida e assolutamente vogliamo cambiare, cioè gli Extrema sono sempre gli Extrema, ma non è corretto, non è giusto e penso che non sia neanche serio a un certo punto iniziare a scimmiottare quello che magari eravamo in passato. Quindi la band di oggi è assolutamente una band assolutamente al 110% band, quindi con ricerca, con cioè non è che dobbiamo fare il compitino, è una cosa che non certo. Mi è mai piaciuta il compitino, quindi è sempre una sfida, e penso che anche il fatto di avere voluto cambiare, cosa che probabilmente alcuni fan, fortunatamente pochi, non hanno voluto capire questa cosa, è che una band che va avanti non deve assolutamente, almeno secondo il mio punto di vista, non deve cercare la comfort zone, no? La comfort zone la lasciamo a gente che probabilmente non ha molto da dire. Io penso esatto. Che ogni volta noi cerchiamo comunque qualcosa da dire e qualcosa da aggiungere a quello che è la nostra musica. Quindi se tu vai a vedere tutti i nostri album, ogni nostro album, anche se ha una linea guida, comunque una linea che unisce un po' tutto il percorso, sono uno diverso dall'altro, volutamente. Beh, e io direi allora a questo punto di vederci direttamente uno dei tuoi ultimi video. Sì, nostri, non è è sempre un lavoro comunque di una band. Ok, dottore, certo. Vediamoci il video degli Extrema. Let me go.
E questi erano gli Estrema. Oh, hai fatto scappellare anche la regia, cioè non so se sì, comunque sì. Mi dicano anche se dopo, perché adesso ci sono i capelli corti, no? Quindi abbiamo il regista amareggiato di non aver potuto scappellare appieno un pezzo che è proprio una dichiarazione di intenti. Capa ha tagliato il bulbo. Sì. Che tristezza. Amico mio, hai fatto una scelta. È sempre una scelta. Sono scelte. Anche se sbagliata. Anche se sbagliata, dice. Senti, Tommy, dove eravate qui a girare il video? Il video, quello lì, è stato girato... Allora, quelli là sono i tipi di video che piacciono a me. Sono i video, praticamente, io li chiamo i road movie, che sono quelli che un po' racchiudono non una sola data, ma più date. Allora, alcuni, diciamo, il palco, quello gigantesco che vedete, è il Poland Rock Festival, che è un festival mostruoso in Polonia, dove quell'anno che abbiamo suonato noi eravamo sul second stage ed era mostruoso. Ci sono tipo 6 o 7 palchi. Sul palco principale, vabbè, Gojira, che hanno suonato davanti a 1 milione di persone. Judas Priest e così via. Quindi, però un festival di quelli un po' alla vecchia, molto trasversale, dove c'è un po' metal, punk, pop, quei festival come in realtà non se ne vede più perché ormai è tutto ghettizzato, quindi il festival metal, il festival pop. Invece in Polonia fanno questo festival ormai da penso 24-25 anni, dove ci hanno chiamato e quindi... diciamo, parte di quel video è stato girato là. E poi ci sono, beh, c'è il Padova Metal Fest, Festa di Radio Onda d'Urto, poi ci sono alcune immagini prese dallo showcase quando abbiamo presentato al Legend Club a Milano, quando abbiamo presentato appunto l'uscita del nostro ultimo album, Headbanging Forever. E basta, ci sono un po', saranno penso 6 o 7 date là dentro, mischiate ovviamente insieme, come ti ho detto prima, uno di quei video dove insomma si vede che comunque siamo una band che viaggia, che sì, ma poi non solo, guarda, la cosa che io ho apprezzato è proprio l'autenticità, no? Perché ci sono sempre tutte queste sovrastrutture anche nei video, invece c'è un video fatto così dove si vede proprio l'artista, cioè si vede voi che suonate. È veramente bello, no? Perché esce proprio anche l'anima vostra, che è proprio, cioè, questa potenza emerge molto bene attraverso questo tipologia di video. Però, allora, al netto di tutti questi palchi super importanti che avete calcato, no? Tutta sta roba, mi dici un pochino qual è stata l'esperienza più disagio in un concerto? Ne potrei raccontare tante, però guarda, mentre la dicevi mi è venuta in testa questa roba, ahimè, dove ovviamente sempre c'era il buon GL. Praticamente ci avevano invitato a fare questa cosa a Venezia, che non ha avuto oggettivamente un successo pazzesco, anzi, voleva fare un po' il verso alla 70,000 ton of metals, quelle crociere là. E in realtà era una barca a Venezia e si chiamava Metal Boat, dove praticamente come co-headliner c'eravamo noi e questa band svedese, dove in quel periodo là ci suonava anche il chitarrista, uno dei chitarristi degli In Flames, dove praticamente GL è riuscito a ubriacarsi così tanto non penso abbia cantato una canzone intera. A un certo punto si è messo a dormire mentre suonavamo dietro alle casse. No! Questa è una di quelle cose che, ahimè, quando mi ricordo di determinate cose mi piglia il magone, perché poi comunque noi siamo una band molto professionale e diciamo che in passato Se non altro, anche noi. Da quello che capisco si beveva bene su questa... C'era un ottimo catering, diciamo. Da quello diciamo che GL è sempre riuscito molto bravo a godersi le serate. Ecco, magari lui se le godeva,
gli altri se le godevano un po' di meno, però detto quello, ecco sì, quello forse è stato uno dei momenti più bassi che mi ricordo. Però fortunatamente abbiamo suonato così tanto che i momenti bassi da quel punto di vista ce ne stati veramente pochi. Bene. Però diciamo, senti, i tonfi li abbiamo sentiti, eh? Allora, diciamo, abbassiamo ulteriormente il livello, esatto, perché noi nel format di puntata abbiamo la domanda brutta, eh? Te puoi scegliere un numero tra 1, 2, è rimasto il 7 mi sembra anche, 1, 2 e 7, e noi selezioniamo la domanda che tu peschi. Che numero scegli? Rimane 1, 2 e 7, guarda, vado con la 1. Te dici sempre, c'è sempre una scelta, ma in realtà era la stessa domanda anche se usciva il 2 o il 7. Comunque, e ora te la lanciamo perché è un video. Prego. Eccoci di nuovo. Sentite un po', stavo pensando all'ultima estate caldissima, dove abbiamo avuto da un lato tanta siccità, ma dall'altro lato molto poco reggaeton. Cioè, questa è una correlazione, no? Cioè, incredibile. Cioè, l'estate caldissima ha fatto anche cose buone. E allora io vi chiedo, sareste voi disponibili a sacrificare la madre terra nel nobile scopo di vedere estinto dal mondo intero per sempre il reggaeton? La domanda è se voglio estinguere. La domanda è se voglio far estinguere il reggaeton. Sì, pur sacrificando la madre terra nel caso, al nobile scopo di estinguere. Assolutamente sì, ma io guarda che estinguere la terra anche per le persone che ci sono, perché c'è il 99,9% è merda proprio, quindi di cui una buona fetta fa il reggaeton, quindi quelli sono ancora peggio, quindi c'è un'altra fetta. Ahimè, purtroppo ce n'è troppi, cioè io sto ancora, adesso sto, tra un po' inizieremo ad aspettare il prossimo singolo dell'estate che ovviamente arriva da qualche cubano o spagnolo e ci ammorberà per i prossimi tipo 200 anni. Sicuro. Estinguiamo la terra, vi prego. ci stiamo lavorando, direi, ci stiamo anche riuscendo piuttosto bene. Quindi. Sì, sì. Quindi, insomma, quindi siamo a posto. Senti, Tommy, io direi di mandare velocemente una carrellata di foto in modo che così vi possiamo anche vedere un pochino più da vicino, soprattutto, e farvi conoscere ancora meglio per quanto vi conosciamo, insomma, siete già super conosciuti. Mandiamo un po' di foto. Allora, qui abbiamo la copertina dell'ultimo album che secondo me, guarda, me lo stavo risentendo in questi giorni. No, questa è una delle foto della photo session che abbiamo fatto per Headbanging Forever. In realtà questa è dietro la nostra, il nostro magazzino Sala Prove a Milano. Mm-hmm. Vabbè, questo è il Giovanna. Guarda, nella band in questo momento c'è una serenità, un'unione di intenti e un'amicizia come veramente non sentivo da tantissimi anni. E niente, Gabri è una persona pazzesca, è sempre dedito alla band, anche se è molto silenzioso, ma quando c'è da far festa è divertentissimo ed è un professionista. Ma sviene anche lui dietro? No, lui cioè, sviene, anche lui ha la tendenza, diciamo, a svenire dopo. No, lui sviene, ma diciamo che prima di tutto è molto rispettoso della band e lui sviene solamente quando si può permettere di svenire. Questo è Tiziano Titian, l'ultimo, diciamo, il nuovo entrato, il giovane della band, non per l'età ma perché è entrato da poco. E di Tiziano bisogna dire che oltre ad essere un professionista pazzesco con tantissime frecce al suo arco, è una persona umilissima, è entrato con un'umiltà nella band che ci ha impressionato
e malgrado la sua preparazione, il suo livello, eccetera, eccetera, in maniera molto rispettosa verso il passato, verso il presente, verso quello che sarà il nostro futuro, si è messo in gioco con un impegno non da poche persone. Wow! Eccoli! Eccoci qua, questa qui è una delle ultime date che abbiamo fatto, perché in realtà, diciamo, da quando è arrivato il Covid, che ha un po' sfasciato tutti i nostri programmi, quindi uscita di Headbanging Forever, siamo riusciti a fare di tour solo 4 date, penso che siamo stati la prima data al mondo ad annullare una data per Covid, perché ancora quando è arrivato il Covid nessuno parlava di Covid, noi avevamo questo mega evento a Milano, peraltro con un festival che avevo organizzato io che si chiamava il Milano Headbanging Fest, dove dovevamo esibirci insieme a Stranofficina, Raw Power, Rain, insomma un band di amici e fratelli. Praticamente abbiamo fatto 2 anni di merda che siamo riusciti, ovviamente dove a un certo punto abbiamo dovuto annullare definitivamente il tour, perché a furia di organizzare, cancellare, a un certo punto abbiamo cancellato, quando a novembre del 2021 hanno un po' riaperto il serraglio, siamo riusciti a fare 5 date in Inghilterra, un breve tour, poi di nuovo nulla, e poi finalmente l'estate scorsa siamo riusciti a rimetterci in gioco, però con la scelta di insomma fare solamente cose di livello e non perdere più tempo, anche perché perdere più tempo, scusate, senza offendere nessuno, dietro a situazioni un po' minori, dove spesso e volentieri non si riesce a organizzare cose come, insomma, cose di qualità come noi vorremmo dare ai nostri fan. Questo qui è il Lupolo in Rock. Vabbè, e io c'ero, tra l'altro. La data era la greeting photo al Lupolo in Rock, invece questa qua, con gente entusiasta, gente che comunque finalmente ha iniziato ad apprezzare Tiziano, e veramente in tantissimi cantavano le nostre canzoni. Queste 4 foto sono state scattate da questo fotografo polacco bravissimo che vive in Inghilterra, e queste 4 foto sono dello show, appunto, dell'ultima data del tour in Inghilterra, sono tutte e 4 a Londra. Brullo è un'altra persona incredibile nella band, quindi presentiamo tutti i 4 elementi della band. Frullo è un nome e un perché. Un uomo, un perché, esattamente. Lui suona con tutti, ha un'altra persona di una preparazione di un altro livello, di un'umiltà pazzesca e di una persona, di un impegno. Cioè, quando lui vuole fare una roba si mette lì, e che voglia aiutare una band, che sia una lezione di batteria, ha una pazienza infinita e un'altra persona veramente molto umile. Questo qui è l'ultimo concerto che abbiamo fatto, che è stato lo show al Live di Trezzo, era il Metal Italia, dove abbiamo suonato per la prima volta in tutta la sua interezza, non avevamo fatto neanche i tempi dell'uscita di quell'album. È stato uno show commemorativo del nostro secondo album, The Positive Pressure of Injustice, dove appunto per la prima volta abbiamo suonato dalla prima all'ultima canzone tutto The Positive Pressure of Injustice. E questo qui, riagganciandoci al discorso di Tiziano, allora, le prove di questo show sono durate una prova. Abbiamo provato una volta, ma abbiamo, perché comunque io con i miei viaggi di lavoro, gli altri con i loro impegni, ognuno ha provato a casa sua, e Tiziano, siccome non aveva tanto tempo per provare le canzoni, cioè non avevamo tempo di provare insieme, e quando dico una persona umile e rispettosa, lui si è chiuso a casa, si è messo a registrare le canzoni fino a quando non ha trovato la quadra giusta, abbiamo tenuto in stand-by lo show, a un certo punto lui ci ha mandato le registrazioni praticamente sull'album, cancellando le voci di GL, ma non cancellando per una questione proprio pratica e di preparazione. Quando ci ha mandato la registrazione, tipo, ragazzi, sono pronto, e noi tutti, oddio,
ci ha lasciato di merda perché ha fatto un lavoro pazzesco, veramente rispettando quello che era la, diciamo, il lavoro fatto da Gianluca, ovviamente con le differenze di timbro vocale, e abbiamo fatto un concerto veramente mostruoso. Anche se onestamente io avrei pagato per vedere diciamo il concerto brutto per antonomasia che poco fa raccontavi. Sì, sì. Guarda, sì, c'è sì. un video che mi sono vergognato di no, postare, manda subito il link dopo perché cioè, non è stato mai caricato, è una roba che ogni volta che lo guardo mi viene l'appendito dalla vergogna che ho provato. No, la vergogna è la mancanza di rispetto verso gli spettatori paganti della serata. Vabbè, succede, Tommy. Comunque, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io te l'avrei tenuto, cioè, non lo so, avrei fatto una puntata lunghissima pur di ascoltarti sia per le tue storie come artista, come ma anche proprio per sapere appunto, per avere anche queste piccole, posso dire, chicche brutte di concerti. Ah, ma non vi preoccupate, perché quest'anno la notiziona è che ormai siamo addirittura d'arrivo. A marzo finalmente avremo il draft definitivo e dopo l'estate uscirà la nostra biografia ufficiale, dove ne leggerete delle belle. Devo dire che è bella, mi sono emozionato, è scritta molto bene e quindi questa è una chicca in advance di quello che succederà appunto quest'anno, che è anche il trentennale dell'uscita di Tension and the Sims, quindi uscirà una versione del trentennale, insomma, ci sono tante cose in arrivo. Va bene, quindi Tommy, seguiteci sui nostri social. Quello è poco ma sicuro. Ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi, è sempre un piacere sentirti e speriamo davvero di tornare sotto il palco a rivederti presto. Guarda, speriamo, perché oltretutto in Toscana siamo stati contattati da Firenze Metal, quindi... Allora andiamo, Tommy, vedi di venire. Ragazzi, allora prometto che se veniamo a suonare a Firenze Metal nei prossimi mesi, veniamo a trovarvi in studio in diretta. No, ma tanto noi, se vieni a Firenze Metal, noi siamo lì a fare le interviste, quindi ci si becca. Quindi, hai visto? Perfetto, alla grandissima, dai, vi ringrazio. Tommy, un abbraccio. No, questa qui è una roba che io e Caffè ne abbiamo parlato, ne parlavamo da una vita, quindi per me è veramente un piacere e un onore essere stato vostro ospite. Quindi spero di incontrarvi presto e spero di abbracciare a doppia mano Caffè. Bene. E questi erano gli Extrema. Noi ci rivediamo qui su Metal Detector di Sotterra l'Underground. Ciao.